festa maggiore in onore di Maria Santissima di Sovereto a Terlizzi. Un carro alto 22 metri sarà spinto da 60 uomini con 4 timonieri. Una caratteristica che dal 1700 coinvolge la città, la fede, ma anche una tradizione che è rimasta e rimarrà nel tempo. A voi le immagini e le interviste. Quanto sono importanti questi momenti di aggregazione, le feste patronali? Molto, sono molto importanti queste belle feste patronali, ricche di fede popolare, che hanno le radici molto molto lontane nella tradizione culturale, nella tradizione etnica, ideologica e soprattutto spirituale di ogni popolazione. Qui nel nostro circondario, qui ci troviamo a Terlizzi, dove da secoli praticamente la religiosità di questa popolazione è incardinata proprio sulla fede, sulla devozione a Maria di Sovereto. Noi sappiamo che la tradizione vuole che qui, appena fuori dalla città di Terlizzi, la città dei fiori, la città profumata da questa varietà immensa di questi fiori ornamentali, ecco, sia stata trovata un'immagine, un'icona, intorno alla quale poi è stato creato un piccolo santuario, e la gente, il nostro popolo, da decenni, da secoli, ecco, si reca per portare ai piedi della Vergine Santissima, la Madonna di Sovereto, ecco, le proprie ansie, i propri voti, i propri sogni. Pertanto con gioia io presiedo questa sera la solenne processione detta la festa maggiore, ecco, perché ecco, tutta la città, tutta, direi anche i circondari, qui si radoneranno migliaia e migliaia di persone intorno alla Vergine Santa, proprio non solo direi per vedere questo artistico carro monumentale che sicuramente è una guglia verso il cielo, ma sicuramente la Vergine Santa passerà intorno alle nostre case, tra le nostre case, per vedere, per ascoltare i gemiti di tanti cristiani, di tante famiglie, ma soprattutto per dare loro uno slancio di speranza, di felicità, e spero anche per tutti, anche per i nostri amministratori, per coloro che ci governano, ecco, un input a riprendere il nostro cammino dopo le ferie estive. Ecco, per concludere, Sua Eccellenza, il suo è un percorso importante nella sua diocesi, porta le orme ormai indelebili di Don Tonino Bello. Cosa avrebbe detto Don Tonino come lei all'indifferente di fronte a queste feste? Ma io non penso che ci siano proprio indifferenti, perché se ci sono vuol dire che proprio indifferenti non sono. Però sono fratelli e sorelle che in qualche modo aspettano da noi una parola che si deve coniugare con la coerenza, con la prossimità, con la vicinanza. Ecco, io sono fortunato, io mi ritengo proprio un vescovo fortunato, perché posso mettere i piedi nelle impronte, nelle orme, ecco, di questi santi pastori. Ecco, io penso che Don Tonino farebbe quello che noi cerchiamo con molta, molta umiltà di ripercorrere, e che essere i pastori di tutti, che sia in grado, che sia capace di far giungere la parola a chiunque, perché non è una nostra parola, è la parola di Gesù, il quale è venuto per servire, è venuto per dare la propria vita e per richiamare, per attirare anche quelli che in qualche modo si sentono lontani e si sentono forse anche emarginati. Io mi auguro davvero che si possa sempre più intercettare la strada dell'uomo, perché il Signore è venuto anche per loro, anche per chi si sente lontano dalla Chiesa. Ecco, noi abbiamo questa grande responsabilità di farcela, e sono convinto che ce la faremo.
macchina sta per muoversi, la sua è un'esperienza ormai che viene da anni. Quanto è difficile organizzare questa macchina in movimento? È molto difficile, è un percorso che inizia a febbraio, quando il vescovo della diocesi nomina il presidente del comitato, e termina a fine agosto praticamente. C'è una prima parte che è quella, diciamo, prettamente religiosa ad aprile, e quella più folcloristica, se vogliamo, ma che inneggia comunque ai valori della solennità della Madonna e alla sua venerabilità, però portato sul nostro carro trionfale, che è uno dei carri più belli, secondo me, in Italia che ci siano, per la sua grandezza. Parliamo di un carro di 22 metri che è portato da dei timonieri, è un capo timoniere, che fa un percorso, gira lungo le strade cittadine per poi arrivare al sagrato della cattedrale, dove conclude il suo percorso. Sul carro ci sono dei bambini, quindi, che tutti inneggiano alla Madonna e che ci protegga, che protegga la nostra comunità. Direi che uno dei momenti più belli e molto emozionali è proprio la domenica in cui c'è il corteo. Di solito capita o la prima o la seconda domenica d'agosto, in questo caso è capitata la prima domenica d'agosto. E, tra l'altro, ci aspettiamo molta gente da paesi limitrofi, nonché emigranti che arrivano nella nostra cittadina proprio in virtù della festa, quindi che magari scelgono di farsi le ferie durante questo periodo, e quindi è bello perché anche diventa un momento di aggregazione sociale da questo punto di vista. Per quanto riguarda sicuramente è molto impegnativo, però è anche un onore essere presidente della festa, sicuramente. Allora, la vostra è una bravura che non viene da una scuola guida, ma da una scuola di timone, che è una cosa ben diversa da quella che è lo sterzo di un'automobile. Sì, non si può raccontare così con parole, bisogna provarla l'emozione del timone. Io sono andato al timone da 20 anni, oltre 20 anni fa, con la passione, con tanta forza anche personale. Ho avuto la fortuna di guidare il carro, quest'anno faccio il capo timone come 3 anni fa. Con l'auspicio, ci presenti i timonieri, loro no. Allora, i due anziani sono Rubini Pierluigi, sono venuti 3 anni fa, abbiamo rifatto l'esperienza, e Paolo Desario. I nuovi di quest'anno sono Sforza Pierluigi e Michele Tamborra. Ci sono due vecchi e due nuovi, perché il cambio si dà anche spazio ai nuovi di poter entrare in questa scenografia di festa per creare una bella festa per lì. Ecco, la cosa più bella, mi dicono, da chi ha visto per anni questa vostra processione, che poi è una processione, le famose curve. La più spericolata qual è? Per me è questa, noi diciamo Via Garibaldi, Sapolavolo Ced in dialetto. E per me è la più non pericolosa, un po' più di attenzione. La più spettacolare è quella di Corso Dante, con la breccia, perché è in pendio, con la maestosa, con la forza delle braccia scendiamo col carro, e che Dio ce la mandi buona, riusciamo sempre. Per una città che si rispetti come quella di Terlizzi, denominata da sempre la città dei fiori, c'è invece un momento particolare che unisce non solo la devozione ma anche l'intera città da anni, dal 1700, quando per la prima volta si è iniziato a costruire questo famoso carro trionfale in onore di Maria Santissima di Sovereto. Certo, il carro trionfale della Madonna Maria Santissima di Sovereto è una tradizione di fede e cultura per Terlizzi. È nella festa patronale che cade sempre nel mese di agosto, è un momento di riferimento turistico, religioso, di fede, di folklore, di cultura, di enogastronomia per la città di Terlizzi. È un grande riferimento. È un emozionante il carro trionfale di Terlizzi, perché sfila per i corsi cittadini e le curve sono un momento eccezionale che dovrebbero vedere un po' non soltanto i terlizzesi ma tutti i turisti che vengono in Puglia. Parliamo invece di un evento doloso che poi invece è sfociato in un impegno ancora maggiore, non solo da parte delle varie amministrazioni che si sono succedute, ma anche da parte degli artigiani locali, e parliamo di quando il carro fu incendiato. Terlizzi visse in quel periodo un periodo particolare, tant'è che il Consiglio Comunale all'epoca venne sciolto per infiltrazioni malavitose.
Quello fu un gesto bruttissimo nei confronti della città, l'incendio del carro trionfale. Il risultato non c'è stato, nel senso che non c'è stata nessuna persona che è stata poi presa perché aveva incendiato il carro, però dopo sia le amministrazioni ma tutti i cittadini, con il contributo di tutti i cittadini e degli artigiani locali, si è messo su nell'anno successivo il nuovo carro trionfale, che di fatto è questo. Onorevole, da terlizzese quanto è importante questo appuntamento che unisce fede, tradizione e folklore? Importantissimo, nella misura in cui oggi il popolo si congiunge, come diceva giustamente, con la fede e con le proprie tradizioni. È una grande, un grande atto di amore nei confronti della nostra Madonna di Sovereto, ma è anche un grande rito popolare dove tutti i terlizzesi si riconoscono e si ritrovano proprio nel culto mariano della Madonna di Sovereto. Un'occasione unica per stare insieme e vivere insieme un momento positivo per la nostra comunità. È difficile far entrare, tra virgolette, nei circuiti questo tipo di manifestazione religiosa? Guardi, la nostra è una manifestazione unica. Io personalmente 2 settimane fa ho portato una miniatura del carro trionfale di Terlizzi in Parlamento e l'ho fatto conoscere insieme a un video alla maggior parte dei colleghi presenti. In realtà c'è stato un atto di stupore perché in pochi conoscevano questa grande peculiarità della nostra terra, perché è una macchina trionfale unica, 22 metri, spinta a mano, portate in strade anche anguste, con delle curve anche pericolose, e tutti quanti sono meravigliati, segno che questa festa purtroppo non ha la ribalta che dovrebbe avere. Noi ci stiamo impegnando, un primo atto è stato questo appunto di portarlo in Parlamento e tutto, diciamo, l'arco costituzionale politico italiano, voglio dire, è venuto a conoscenza di questa nostra grande macchina di festa e della conoscenza anche e soprattutto della Madonna di Sovereto. I passaggi immediatamente successivi sono quelli appunto di della costituzione di una fondazione che possa dare uno slancio alla festa, ma anche, perché no, inserirla appunto nei circuiti delle grandi feste. Penso alla festa di Santa Rosa a Viterbo, che è molto simile, altrettanto bella come la nostra, per dare appunto un risalto globale a questa nostra festa locale. Grazie.